Latino 51! El Caballero de París. Show ispirato e visitato alla vita di José María Jedin, avventuriero spagnolo. Racconta la leggenda che da adolescente José María si innamora di Mercedica, una bellissima giovane del popolo che morì di malattia al suo lato. Questo fatto lo lasciò profondamente scosso, a tal punto che le giurò amore eterno. José María Jedin arrivò a La Habana nel 1913, in giovane età. Crescendo perse la ragione e diventò un personaggio pittoresco e popolare. Negli anni 50 del XX secolo prese il nome di El Caballero de París, il gentiluomo di Parigi. Era sempre vestito di nero, il suo abbigliamento era ispirato alla moda francese. Fu una grande fonte di ispirazione per musicisti e pittori. El Caballero de París! Oh,
Non c'è niente da dire se non fare un forte applauso per Latino 51. Hanno parlato per voi Caterina, Luca, Barbarita, Matteo e Giulia, Carlotta e Nicola, Matteo e Giulia, Alessia, e Diego, signori, per noi, e il cavaliere da Paris, Latino 51! Eccoli qua, ragazzi, venite qua sul palco.